Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui nel canale. Oggi ho parcheggiato qui sotto, qui, per il semplice fatto, raga, che ha preso tutto fuoco. Guardate che roba. Mi ha chiamato il vicino la settimana scorsa, o meglio inizio settimana, scusate, perché oggi è domenica 25 settembre. Mi ha chiamato, ragazzi, dicendomi che stava prendendo fuoco la collina. Io purtroppo ero al lavoro, non potevo assolutamente venire. Raga, non so se rendo conto dei danni che ha fatto questo incendio. Guardate che roba, tutte le canne qua sono tutte quante state bruciate. Vedete, guardate che roba, guardate. Ora entriamo. Ecco qua, ragazzi, i danni alla casetta che sono stati, che ho riscontrato. Cioè, ha preso fuoco qui e qui sopra di nuovo ha preso fuoco di nuovo il cavo della corrente. C'erano delle api qua, ha preso fuoco tutto qua. Forse qualcuno ha scavalcato per vedere se il cane stava bene o chissà cos'altro, oppure sono cascati i mattoni stessi perché l'avevo attaccati con la schiuma. Il cancelletto fortunatamente non ha avuto danni. Guardate, per fortuna, raga, non ha avuto danni, perché sennò lui non lo trovo più. Lui ovviamente sta bene, sta molto bene, porello. Guardate qua, raga, guardate, tutto bruciato. Ho trovato poi oltretutto l'acqua che usciva dalla cisterna qui e dal tubo della cisterna, perché è andato in pressione questo qui dell'acqua di sotto. Leo purtroppo è sedatissimo, come vedete. Se sta a finire sta ciotola d'acqua, madonna mia, meno male che sono venuto oggi, raga. Ragazzi, sono veramente, veramente preoccupato in questi giorni, con sto tempo così, ha pure piovuto, raga, abbia fatto tutto questo. Guardate che casino che ha fatto. Ha bruciato tutto quanto, ma raga, ma ha bruciato pure sopra, guardate. Io non c'ho parole, raga. Sono appena arrivato, mi sono dato giusto una cambiata e poi mi sono dovuto pure rimettere il maglione perché fa pure un po' fresco, insomma. Sto andando a vedere un attimo le galline se stanno bene, vedo le galline in giro, comunque sia, io sapete che io tengo tutto pulito, infatti da me non c'è fuoco. Ed è qua, guardate sulla linea di confine, c'è esattamente una riga che ha preso fuoco, ragazzi, è una cosa indescrivibile. L'erba già sta ricrescendo, l'erba, in alcuni punti, e qui col fatto che appunto c'era tutta quanta l'erba alta come ce l'avevo io, che piano piano si è accasciata, si è seccata. Che è successo, regà? Che ha preso fuoco tipo vampata, ha preso fuoco perché era tutta bella, bella secca. Io al momento mi ritrovo tutti gli ulivi di sta riga bruciati. Porca troia, guardate che roba, guardate. Guardate, ragazzi, completamente bruciati. Guardate. Tutto quanto bruciato, ragazzi, fino a qui. Poi qui non c'era molto per prendere fuoco, quindi è andato giusto raso terra, ma sicuramente le fiamme molto alte avranno preso fino a qui. Guardate, questi qua c'erano tutte olive, c'aveva, guardate che roba. Che peccato, ragazzi. Guardate che roba, guardate che danno. Io adesso dovrei andare a denunciare il vicino da questa parte, perché lui non ha tenuto pulito il suo terreno. Sto continuando a salire, raga, per vedere i danni. Mi ha bruciato anche questa piccola vite che avevo ripreso, avevo fatto riprendere, raga, guardate che roba, completamente bruciato. Raga, veramente non so, sto senza parole e non so che altro dire. Sono arrivato su, sto qui al pollaio, vado a vedere i danni appunto che ha fatto di qua. Speriamo non ci siano danni agli animali, insomma. Qui avevo piantato di nuovo la salvia perché le galline mi avevano tirata via, e il timo mi ha fatto fuori, quindi lo dovrò forse ricomprare. Mi ha fatto fuori anche il cactus, che era un regalo di un amico. E allora le cisterne stanno a posto, l'acqua ci sta ancora dentro,
Però, raga, è una cosa ai limiti dell'inverosimile proprio, raga. Sono rimasto senza parole, veramente. Allora, vado a vedere pure intorno qui se tutto va bene. Ora entriamo anche nel pollaio. Guardate qua, raga. Tutto quanto a fuoco. Tutto quanto a fuoco, ragazzi. Una cosa schifosa proprio. Guardate che roba, di nuovo ha ripreso fuoco anche sopra. Che ci sta questo alloro che aveva ripreso in modo molto vigoroso, è andato tutto a fuoco. Guardate anche qui sopra, ragazzi, che cosa ha fatto, guardate. Una cosa veramente schifosa. Guardate che roba. Ha preso fuoco tutto, ha preso. Allora, ragazzi, le galline ancora hanno un po' d'acqua, per fortuna, di questo abbeveratoio. Quest'altro è secco, è asciutto. E mi sembra che stiano tutte bene. Il pollaio non ha riscontrato danni di nessun tipo, per fortuna. Forse giusto lì vedo un buchino aperto, ma credo sia stato qualche topo, quindi niente di preoccupante. Niente, vabbè, andiamo un attimo da sotto, a finire di costare i danni. Là, ragazzi, comunque il limone mezzo l'ha toccato, però ancora è fiorito, quindi mi rimane. Per quanto riguarda qua sopra, gli animali non hanno avuto il minimo problema, per fortuna, eh. E per quanto riguarda le erbe aromatiche, soltanto il timo, insomma, non ce l'ha fatta, mentre per gli alberi qua sotto, 5 ulivi, purtroppo li devo rimettere. Mannaggia, raga, veramente, mannaggia, una cosa. Io non c'ho parole, guardate. Il vicino mi disse che tutti gli anni praticamente lui fa la denuncia a questo qui vicino, cioè il vicino quell'altro fa la denuncia a quest'altro vicino, perché lui sistematicamente tutti gli anni non pulisce il suo terreno e causa questo. Causa questo, ragazzi, e fa danni non soltanto a me, ovviamente, ma fa danni a tutti quanti i vicini. Purtroppo i danni sono i seguenti: 5 ulivi me l'ha fatti fuori, avevo appena piantato l'uliveto e 5 ulivi me l'ha fatti fuori. Di sopra la pianta del timo me l'ha fatta fuori. L'orto non sembra aver avuto problemi di alcun tipo. Vedete, è tutto bello verde. Lì la terra è smossa, raga, perché la sto a lavorare tutto qua. E qua sotto quest'albero mezzo è stato toccato, ma questi sono immortali di alberi, raga. Di sopra il limone è stato toccato, ma ancora regge botta. Qua sotto, ragazzi, come vedete, ha preso fuoco tutto. Tutte le canne, il bambuseto davanti alla casetta, parte della casetta di nuovo ha ripreso fuoco. Niente, dovrò per forza anch'io, come il vicino, però non andare direttamente dai carabinieri, ma purtroppo dovrò rivolgermi a un avvocato perché ha fatto danni e sinceramente se vado a ristrutturare la casetta non posso permettere che il suo appunto non curarsi del proprio terreno faccia sì che possa recarmi danni economici e anche danni a livello per gli animali. Adesso non mi resta che andare a ripristinare il filo della corrente, che è questo qua nero, questo qui, che da qualche parte sicuramente è stato tranciato. Quindi adesso devo andare un attimo a vedere dove è stato tranciato e che cosa è successo. Sto senza parole, veramente senza parole. Ha preso fuoco tutto quanto, tutto, guardate qua. Guardate, questo qua è tutto quanto l'intorno che avevo anche appena pulito, quindi vi faccio vedere bene con l'inquadratura più grande. Ecco qua, ragazzi, guardate che danno, guardate. Cioè, in realtà, se ci si pensa, aver dato fuoco a queste canne era un bene, il problema è che non hanno preso fuoco del tutto, qui non ha preso nulla. E qui tutto quanto, bambuseto, canneto, ha preso fuoco tutto quanto. Oltretutto, come se non bastasse,
hanno riattaccato l'acqua quest'oggi appunto, e io mi trovo il tubo bucato in 3-4 punti, tipo lì dove ha preso fuoco, guardate, eccolo qua, da qua esce acqua, quindi ho dovuto prontamente chiudere lì l'allaccio dell'acqua. Adesso devo togliere sto albero da mezzo, e perché ha preso fuoco non so dove, perché non si riesce, ah, da lì, eccolo lì. Quindi secondo me qui c'è un problema, perché se qui sopra non ha preso niente, com'è possibile che quest'albero alla base abbia preso fuoco? Non vorrei puntare il dito, ragazzi, ma secondo me questo è doloso, perché sti giorni, raga, ha pure piovuto tutta l'estate, non c'è stato problema di incendio qui, e adesso a fine estate ha preso proprio fuoco adesso. Quindi allora, ripristino subito il tubo dell'acqua per vedere dove perde, per vedere se riesco a portare acqua da sopra. Ragazzi, allora ho dato una pulita tutto qua, per, in modo tale da accedere al vano della corrente e ripristinare appunto la corrente. Le canne le ho buttate tutte qua al momento, le porterò diciamo là dove sta Leo, insomma al centro del giardino, così non possono far danni. Dopodiché gli darò fuoco, perché non so che cosa veramente farci. Io le tenevo qua per il semplice fatto che davano un po' d'ombra, e il fuoco, raga, è riuscito ad arrivare fino a qua. Mi pare molto molto strano, ragazzi, sto fuoco. Comunque, vabbè, adesso ripristino la corrente qui, e dopodiché almeno Leo può bere di nuovo. Veramente, ragazzi, uno schifo. E col vicino ci ho parlato, mi ha detto di chi è il terreno, e adesso conto di farci un salto a giorni per andare a cercare di mettere chiarezza appunto sui doveri, sugli oneri che una persona avendo un terreno. Utilizzo questo monotono, ragazzi, perché oggi sono particolarmente alterato, per non di altro. Niente, ho dato una bella pulita adesso e ripristino adesso la corrente, dai. Allora, ragazzi, riattaccato alla buona, come vedete il filo è provvisorio, ovviamente era provvisorio prima e è provvisorio anche adesso. Vado ad attaccare la corrente, eccola qua. Come sentite, sta partendo la pompa dell'acqua, questo implica che la pompa fortunatamente funziona ancora. Anche se lì ha preso fuoco, non c'è problema. Adesso l'acqua si sta ricaricando a Leo, io gli do un po' d'acqua così, così che in modo tale riesco a fargli uscire le impurità, gli do una pulita, insomma, così che possa bere acqua, diciamo, senza roba andata a fuoco, tutto qui. E niente, allora la corrente appunto l'ho ripristinata, adesso vado sotto, e anzi prima, raga, pranzo, perché so è 3:20 e ancora non ho pranzato. Allora, qui le luci, vediamo, funzionano. Funzionano, sì, va bene. Adesso mi faccio i piatti, li faccio, perché come vedete è tutto sporco di fuliggine, che non si sa da dove è entrata, perché qui teoricamente il fuoco non è entrato. Comunque i cavi sembra stiano tutti quanti a posto. E vediamo qui la luce, ok, funziona. Scaldabagno funziona. Funziona tutto quanto. Guardate, raga, che schifo, tutto quanto sporco. Niente, mi metto a fare, insomma, le pulizie a casa mia. Come vedete, erano proprio nel mezzo di lavorazioni anche importanti, e niente, mo mi metto a pulire un attimo. Guardate, tutto sporco, ragazzi, una cosa schifosa proprio. Ah, devo dire che messo così, raga, è un po' più carino, c'è più vista, però raga, veramente un rodimento infinito. Sta piovendo, la cosa buona è che sta piovendo. Mo domani andrò a prendere appunto altri 5 ulivi, di cui 4 Reccino e un pendolino, l'impollinatore. E niente, vabbè, mi metto a fare un attimo i piatti e poi vado a sistemare l'acqua. Allora, ragazzi, per quanto pulito è questa casetta, sono ancora sporco. Diciamo, non possono essere minimamente sinonimi, perché veramente c'è sta lo schifo qua dentro. E ho lavato tutti i piatti, ho lavato tutto il bagno, ho acceso pure lo scaldabagno, così dopo
da farmi una doccia calda, perché appunto sta piovendo. Ho appunto messo sull'acqua perché oggi mi faccio un po' di riso con le uova che sono andato a prendere su prima. Raga, veramente sono rimasto senza parole, senza alcuna parola. Non so cosa aggiungere, non so che cosa dire. Sto così, sono in un limbo praticamente di parole che non riesco a formulare. Vabbè, nel frattempo che appunto si alza il vento perché ho iniziato a registrare, come sempre, vado sotto e taglio il tubo e lo ricollego di nuovo in modo tale da provare a vedere se mi arriva un po' d'acqua sopra. Ecco ragazzi, il tubo che arriva da sopra arrivava qui e vedete, l'ho tagliato con le forbici e poi da qui va lì dentro il contatore. Adesso non mi rimane che mettere questa e provare a riaprire il rubinettino lì, quel rubinetto lì. Prima di attaccare i due tubi, ragazzi, sono andato lì e ho messo, vedete, eccolo lì, ho aperto il rubinetto, questo rubinetto qui, per poi appunto sono tornato qui. Vado a vedere, l'acqua rega esce anche abbastanza a pressione, sembra. Vediamo. Bene, adesso lo collego, vado su a vedere se esce acqua. Collegato tutto, vado ad aprire, vedo se qui ci sono altri posti dove appunto perde. Lo faccio a ritroso, anche perché qui, raga, è passato in mezzo alle fiamme, quindi devo andare a vedere. Qui in mezzo sì, il tubo perde, infatti guardate che bello, che divertimento ragazzi, guardate. Guardate il tubo, vedete il tubo? Ecco fatto. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Mo che c'ho l'acqua ovviamente in c'ho il tubo. Quindi vabbè, vado a richiudere questo. Adesso vado a cercare un modo per portare sto tubo di sopra e rimetterlo dentro la cisterna. C'ho parole, raga. Quindi mi serviranno dei tranci con delle curve, di un qualcosa, insomma, per unirli e far sì per portare sull'acqua. Come avete visto esce proprio non con tantissima pressione, ma l'acqua ci sta, quindi che mi riempa questa cisterna da mille, che tra l'altro già è piena, l'ho riempita io l'altra volta. Pazienza, l'importante è che appunto un po' d'acqua ci arriva. Nel frattempo che cercavo appunto altri pezzi idraulici, mi sono fatto sto riso con l'uovo, ne do pure un pochetto a Leo. Tieni Leo, vieni qua. Ci mette un po' a arrivare, però poi arriva, ecco. Così io e Leo mangiamo. Mo lui distrugge la ciotola. Ho ripristinato l'acqua dalla pompa, quindi dalla cisterna qui alla pompa con l'impianto elettrico. Leo all'acqua e tutto a posto. Mi sono reso conto che il fuoco ha bruciato anche i fili del mio faro, però non quello, ma questo qui sopra il cancelletto. Mo farò una piccola prolunga, così da permettergli la ricarica dal pannello fotovoltaico e vediamo se rifunziona, perché veramente è un peccato, raga. Niente, mo finisco di mangiare, trovo gli altri pezzi idraulici e cerco di allacciare appunto anche l'acqua. Al momento, ragazzi, ho trovato soltanto un escamotage, che è questa. Questa è una riduzione 32-25. Ne ho due, eccole qua. Ne ho due. Che cosa faccio? Di sotto io ho il tubo 25, di sopra io ho il tubo 25. Il problema qual è? Che non ho un pezzo di tubo del 25 che da sopra arriva sotto, per appunto sanare il gap che si è formato appunto dal fuoco e ripristinare il tubo. Quindi che cosa vado a fare? Qui fuori io ce l'ho un bel pezzo del 32, eccolo là, e vado appunto a utilizzare quello. E così praticamente creare questa cosa qui. Guardate, allora se ve lo faccio vedere, eccolo. Questo qui è un tubo da 25 e arriva qui a questo snodo. Questo è un tubo da 32. Praticamente è fare questa aggiunzione perché non c'ho un pezzo di tubo da 25. Perché chi l'avrebbe mai pensato che potesse andare a fuoco un'altra volta dopo che ho pulito? Vabbè, raga, non me va neanche troppo di fare polemiche. Adesso prendo il tubo, provo a ripristinare appunto la tubazione. Allora ragazzi, qua ho collegato, vedete, i connettori.
col tubo da là che ho messo prima il rubinetto. Il rubinetto quello lì è chiuso, il rubinetto quello lì invece è aperto. Vado sopra a collegare quello e poi mi manca soltanto ad aprire quel rubinettino lì. Allora ragazzi, eccolo qui il tubo. Questo invece era il tubo che utilizzavo per caricare qui dentro l'acqua quando la portavo col pick up, ma sicuramente sarà tutto quanto bruciato. Quindi ci ho attaccato momentaneamente questo perché voglio provare a smontare. Qui dentro ci ho messo il galleggiante e lo voglio mettere qui. Poi magari faccio un altro buco e ripristino anche questo tipo di tubo. Ma adesso niente, perché è tutto andato a fuoco, quindi vado sotto a aprire l'acqua. Allora ragazzi, ho aperto l'acqua di sotto, fa pure alquanto fresco oggi. Ho dato una pulita lì dove sono andato a riportare sopra il tubo. Qui veramente, raga, mi servirà una mano da qualcuno perché sto proprio incastrato. Qua Leo fa il suo bisogno come sempre quando faccio il video, e io col maraccio prima ho dato una pulita appunto tutto qua. Adesso vedo intanto se esce l'acqua. Se esce l'acqua in passo avanti, do una caricata sopra le botti e cerco di ripristinare anche il... Sentiamo? Vediamo? Vediamo se l'acqua esce. Non mi sembra. Vabbè. Tanto non è che cambiano tanto. Allora, smonto il galleggiante e lo monto qui alla curvetta. E speriamo bene. Per quanto riguarda il resto, settimana prossima andrò a comprare altri ulivi. Veramente, raga, guardate, tutto a fuoco, tutto a fuoco, che schifo. La cosa buona già che non mi ha toccato l'impianto di casetta, ma ho bruciato soltanto un pezzetto dell'impianto elettrico, un pezzo di filo, però è stato limitato il danno anche dal fatto che io il mio terreno l'ho appunto pulito, quindi non si è propagato l'incendio sul mio terreno per andare poi magari anche dal vicino. Cioè, le galline, come avete visto prima, stanno da paura, stranamente, perché morivano come niente, forse prima senza incendio, mentre con l'incendio si sono dimostrate delle grandi lottatrici. Come sentite, un po' d'acqua sta uscendo. Abbastanza contento, perché se fiscia così, insomma, l'acqua, dico, in una giornata 1000 litri mi dà di acqua. Questa adesso provvederò a svuotarla del tutto, e ho già smontato qui sopra, e sentite sta macchina, ora vi dico pure chi era. Ho smontato il galleggiante, che andrò a ripristinare montandolo qui, in modo tale che quando sale si chiude l'acqua, e spero soltanto che appunto la pressione riesca a spingere, appunto, perché prima, stando così, avevo paura che non ce la faceva, insomma, a chiudere e aprire, magari rimaneva sempre in falsa posizione. La persona che se n'è appena andata con la macchina, purtroppo non è il vicino qua accanto perché era armato di macete, ma era un operaio dell'Enel che è venuto a controllare il contatore. Ho detto: ma guarda, il contatore sta bene, era soltanto il cavo tagliato, ma era il cavo del mio impianto, quindi non c'è problema. Niente, raga, non me la sento di continuare a fare sto video, perché tanto sono talmente tanto amareggiato, raga, che direi solo cattiverie, quindi è meglio chiuderla qui. Per quanto riguarda la vicenda appunto del vicino, vi terrò aggiornati sulle storie su Instagram, quindi vi invito a iscrivervi al canale Daniele Faccio Cose su Instagram. Niente, raga, vi saluto a tutti e un mi piace se il video vi è piaciuto, anche se non c'è niente di bello, e alla prossima, ciao!